Bene amici, questa è una figata sia dal punto di vista dell'idea ma anche dal punto di vista della realizzazione. E no, non mi sto riferendo a questo vecchio Honda SH150, bensì al retrofit che gli è stato fatto sopra da Talete, che è una startup innovativa col pallino dell'economia circolare sulla mobilità urbana e ingegnerizzato da Neutron. Io credo tantissimo nel retrofit in un contesto in cui le normative per la circolazione anche delle due ruote termiche sono sempre più restrittive, ma anche in un contesto di maggior sostenibilità da un punto di vista sì ambientale ma anche economico. Andare a sostituire un motore termico su un vecchio scooter che magari ha un sacco di chilometri, perde olio, consuma tanto, fa rumore, insomma è completamente da revisionare, con un'unità elettrica ha tanto senso. Ovviamente ha senso se economicamente ha senso, e qua la PEU, piattaforma elettrica universale pensata proprio da Talete, gioca un ruolo fondamentale, perché l'80% della componentistica sarà uguale per ogni retrofit che pensano di produrre. SH 125, 150, 300, poi arriverà la Vespa GTS, poi arriverà il Liberty, insomma gli scooter più diffusi in Italia, mentre solo un 20% di componentistica sarà ad hoc per i vari modelli di scooter. Batteria fissa al posto del vecchio serbatoio, ma anche due batterie estraibili, una sorta di range extender se voglio caricare a casa, insomma sarà molto flessibile. Vi ricordo che stiamo parlando di un prototipo non definitivo, ma che va già molto bene. Andiamo a provarlo. Blocchetto di accensione che rimane quello standard, ma schiacciando freno e motore d'avviamento cambia semplicemente questa spia, si porta lì, altro click per dare il consenso e girando il gas si parte nel silenzio. E quanti problemi meno rispetto a un motore magari vecchio che la mattina non parte, o ancora peggio, magari è stato al freddo e la batteria manco fa girare il motorino d'avviamento. Qua ovviamente, essendo il motore elettrico molto più semplice, c'è molta più affidabilità, e poi si parte nel silenzio senza quel tipico degli scooter, perché se io dico che la moto può essere ancora passione, lo scooter per girare in città è proprio muoversi da punto A a punto B velocemente. E allora immettiamoci nel traffico, porca, non c'è già 50 orari, lo spunto non è quello dell'SH, è molto superiore perché ovviamente l'elettrico accoppia subito. La ciclistica, beh, qua rimane quella di SH, quindi devo dire molto comfort delle sospensioni sul pavé. Qua c'è da fare magari un piccolo ragionamento su come è messo il mio vecchio scooter. Se da un punto di vista ciclistico è a posto, va benissimo. Ovvio che se è completamente a rifare magari si può fare un ragionamento se il retrofit ha senso. Da Dio, va veramente bene, è una figata, anche perché rumore, caldo d'estate, puzza per quelli dietro, è veramente una figata. Tra gli 80 e i 120, 140 km, poi questo è un prototipo. Ciao! C'è interesse, c'è interesse, ma vi parlo un pochino del cruscotto, che ovviamente rimane quello originale con la velocità, il livello di carica della batteria che sostituisce, ma nello stesso strumento, il livello della benzina, e da questa parte la temperatura del motore. Le spie rimangono le stesse, quindi freccia a destra così ci immettiamo a destra, freccia a sinistra, ovviamente anche le luci abbagliante, anabbagliante. Sto passando sotto al portale di Area C e sono certo che presto arriveranno limitazioni anche per i vecchi scooter termici. Ovviamente qua limitazioni zero, bollo zero, e chissà, secondo me quando arriverà sul mercato ci saranno anche degli incentivi per i
retrofit. La maneggevolezza rimane praticamente quella dell'SH, anche perché la ripartizione dei pesi è stata mantenuta. La figata è anche la frenata, perché rilasciando entra la frenata rigenerativa, frenando aumenta la frenata rigenerativa e poi entra la frenata meccanica, che sì, rimane quella del vostro vecchio scooter, ma la rigenerativa la amplifica, quindi frena molto di più, e devo dire che la taratura della rigenerazione è fatta molto bene. E anche la maneggevolezza del traffico direi che rimangono invariate rispetto allo scooter termico, anzi meglio, perché con il fatto che abbiamo la coppia subito, andare a fare brim 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 col termico, c'è sempre quel accelerazione, variatore, sentite che casino, che puzza di scarico dietro a questi scooteracci termici, quindi anche il micro movimento col motore elettrico si può fare meglio. Dai, ciao! È un SH? Sì, 2009. Anche il mio 2009, ma il mio è elettrico. Sto provando un prototipo di un retrofit. No, no, è veramente una figata. Adesso capisco perché Talita ha scelto l'SH, perché ce ne sono un casino in giro. Ciao! Galeazzi. Galeazzi. Ascolta, tu hai un SH Sport 125, dal rumore della marmitta non è proprio originale. No. Io ho un SH 150 2009 trasformato in elettrico. Davvero? Non questo? Fatto. È questo? Senti che è silenzioso? Hai messo tu video? Non lo senti perché c'è la Krapovic che fa casino. Hai messo il video? No, lo sto facendo adesso il video. Hai voglia di fare uno sparo per vedere quale dei due va di più? Potremmo fare, io devo fare il cambio dell'olio più che altro. Vedi, io non devo fare il cambio dell'olio, perché qua manutenzione zero. Vai, 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 vai. Spunto vinco io, anche se c'è la Krapovic. Ma mi sa... No, ma c'è, ha vinto il capo, ma fortissimo, nonostante la sua Krapovic. Ho chiuso adesso. Ma forte. Ciao. E qua finalmente in extraurbano posso allungare fino ai 90 km orario. Tanto 85, siamo a 90 adesso. Devo dire che ci arrivo abbastanza velocemente, fino a 70 è un fulmine, poi un po' mura, velocità massima auto limitata a 115 km orari. Ma in autostrada ci si può andare serenamente, ovviamente in autostrada consuma di più. Ma un'altra figata del retrofit è che si può aggiornare tutta la parte smart 2.0 di connessione, di applicazione. Adesso ovviamente qua si parla di un prototipo, quindi l'ho fatto in maniera un po' artigianale, ma guardate qua, ho una dashboard che si collega direttamente con lo scooter, che mi dà velocità, percentuale di batteria, temperatura del motore, quanta coppia chiedo e anche i giri del motore. Guardate, apro la manetta e funziona tutto perfettamente, quindi un domani sarà semplice mettere un portacellulare e avere l'applicazione di Talete che ci dà tutte queste informazioni e immagino molte altre. Che figata, mi è piaciuto tantissimo, e nonostante lui sia un prototipo è praticamente già pronto per essere messo su strada. E che prestazioni su questa versione retrofit del 150, motore da 11 kW, la batteria è da 3 kWh, in parte qua fissa al posto del serbatoio, in parte poi verrà messa estraibile al posto della marmitta. Questo consente di mantenere un vano sottosella per il casco, cosa molto molto intelligente. Ma quanto costerà? Perché questa è un'altra buona notizia, Talete non ha ancora fissato bene i listini, ma dovrebbe stare attorno ai 2.500 euro, e chissà che quando arriverà sul mercato, alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, ci saranno anche degli incentivi, secondo me andrebbero assolutamente fatti per andare ad aiutare questa economia circolare, questo retrofit, questo non buttare ma usare in maniera intelligente, che anche il mondo delle due ruote secondo me ha tantissimo senso. Bravi ragazzi di Talete, un grande grande in bocca al lupo, e 2024 dovrebbero anche aprire il loro flagship store a Roma, e poi 2025, 2026 Milano, Napoli, Torino, insomma i piani sono molto molto interessanti, il progetto molto intelligente. Ultima cosa che non vi ho fatto vedere è l'integrazione della ricarica con una potenza di ingresso di
1 kW, batterie che daranno un'autonomia massima di 140 km. Poi qua bisogna poi capire quanto si pesa, parabrezza sì, parabrezza no, in uno, in due, ma per il commuting urbano, anche se fosse 80-100 km autonomia, andrebbe benissimo. Insomma, 3 ore e mezza per portarlo al 100%, ma questi sono poi dettagli che vedremo nella versione definitiva, dove rifarò, spero, un test drive. Ciao!